ci presenta prende spunto dalla veridicità delle notizie. Siamo costantemente bombardati da informazioni di ogni tipo e su ogni tipo di media, e alcuni danno notizie tendenziose, false o addirittura manipolate, sia nei testi che nelle immagini. Prego. Allora, oggi parlerò del mio progetto che si chiama Automanipulated Media, a guide that is not a guide. Mi dicono che un'immagine vale mille parole, quindi se questo è vero, due foto vogliono dire 2000 parole, e se aggiungiamo un'altra siamo già a 3000 parole diverse. Qui abbiamo tre foto, abbiamo una foto che è stata manipolata, truccata in tre modi diversi per rappresentare alla fine tre storie diverse che ne parliamo dopo in giornali. Vorrei iniziare qui a parlare un po' del giornalismo moderno nel XXI secolo, che ormai è diventato molto facile a diventare un giornalista non professionale, diciamo. Sono passati i tempi che un giornalista è stato uno scolato con tanta esperienza, tanto lavoro dietro di sé, ma anche un'associazione che lo segue e che controlla che le informazioni che mette fuori al pubblico sono vere. Ormai basta avere un telefono e una connessione con internet e si possono mettere informazioni online su tutti i parti del mondo. Si fa una domanda se internet è diventato troppo potente, se con questa grande potenza viene tanta responsabilità, perché è molto facile che uno si nasconde dietro un nome falso oppure un indirizzo IP che viene dall'altra parte del mondo e scrive tutto questo che vuole, senza l'importanza se è vero o no. Anche una piattaforma più grande che esiste per condividere queste notizie, che ormai è Twitter, ma possiamo trovare le organizzazioni ufficiali come sono BBC oppure NBC, Al Jazeera, tutti questi che pubblicano le loro notizie non solo sui giornali, sui loro siti, ma pubblicano anche su questa piattaforma. Abbiamo anche le persone famose che pubblicano le storie private della loro vita oppure della loro carriera, ma in stesso tempo abbiamo anche questi, si può dire anche chiamare anche il troll, che sono persone non conosciute, oppure magari anche i giornalisti amatori che mettono le cose su internet sperando che qualcuno li vede e che diventano virali alla fine. A certe volte queste cose virali finiscono di essere magari ancora più famose delle foto che pubblicano le organizzazioni ufficiali. Recentemente abbiamo visto per quanto l'uso di questi vari social e di media ha la sua potenza. Il caso famoso quest'anno è stato il processo tra due attori americani famosi, Amber Heard e Johnny Depp, dove sua ex moglie lo voleva rappresentare in un modo che lui è un mostro, che è sempre drogato, sempre ubriaco, che magari lo è, ma lo voleva rappresentare ancora di più. E alla fine è uscito che tante foto e tante prove che ha messo lei, ma anche di fronte alla giudice, sono state false, manipolate o prese fuori contesto, come queste foto che vediamo qui. Il punto è stato che questo processo è stato visto da più di 500 milioni di persone, quindi non è stata una cosa che hanno visto poche persone, è stata una cosa molto, molto conosciuta, molto vista, ma tutti hanno visto praticamente le bugie. Poi abbiamo anche un po' di foto manipolate che sono girate in tutto il mondo. La prima che ho scelto è questa, di principe William, che sembra nella prima foto che sta mostrando il dito medio al pubblico, quando invece se si guarda da un altro angolo vediamo che infatti sono
Abbiamo un che ha fatto che lo rifiuta per la sua candidatura per il presidente. Questa prima foto è uscita su tantissimi giornali in America, ma anche su vari siti in tutto il mondo, su forum, che fa sembrare che è pieno di gente che ha tanto supporto da tutti, però se si fanno due step dietro possiamo vedere che infatti non c'è tanta gente, metà vuota. Alla fine magari la foto più conosciuta del mondo per quanto si parla della foto manipolazione è la foto scattata nella guerra in Iraq nel 2003. Qui vediamo due soldati americani che stanno aiutando un altro soldato di Iraq, però tagliandola così vediamo, abbiamo anche due foto diverse. Nella parte rossa sembra che c'è un soldato che sta puntando l'arma sulla testa di quell'altro, che sembra anche torturato o quasi morto, mentre in questa blu vediamo solo che lo aiuta. Quindi se non vediamo tutta la foto intera non possiamo sapere la verità. Ecco, ora vi parlo di proprio il motivo perché ho preso il giorno stesso che ho visto questa foto, ho deciso di fare questo progetto con me. Infatti è questa foto. Quando è iniziata la guerra tra Ucraina e Russia, un po' dopo la gente, questa è stata scattata in Cetinje, una città in Montenegro, la gente di Montenegro è uscita alle strade per sopportare Ucraina, perché all'inizio stavano qua in tempo di tempo. È uscita subito questa foto nei giornali che sono pro-russi, pro-serbi, pro-ortodossi, perché da noi ci sono tante, e hanno messo questa foto con dei simboli fascisti e altri simboli che comunque sono connotati, esatto. Un po' dopo, un paio di ore dopo, è uscita la foto originale, come è stata scattata davvero, e qui non vediamo nessun simbolo che non deve essere. Ma in questo breve periodo è stato abbastanza per già iniziare una guerra piccola anche da noi, tra la gente che sta sopportando Russia e tra l'altra che supporta Ucraina. Simili cose sono state successe anche in Ucraina e Russia, però lì già è un po' diverso perché loro hanno la loro propaganda che dicono alla gente. Sono molto nascoste come cose, ma anche parlando con un po' di gente in Montenegro che viene da questi parti, ho sentito delle storie che davvero non sembrano neanche vere. Poi c'è questo esempio che è uscito sui giornali di Russia, che i russi volevano far capire alla gente di Russia che quelli di Ucraina stanno cambiando le storie. Hanno preso una foto che è stata scattata in battaglia di Donbass in 2014 e hanno messo il segno Z, che è un comune per il reclutamento militare russo. Però questa foto non è stata modificata dai ucraini, è stata modificata dai russi per far sembrare che l'hanno modificato gli ucraini, quindi ancora più casino la grata, diciamo. E per questo che ho creato i miei giornali privati, che sono questi che vedete davanti a voi, che sono The Truth, oppure La Verità. È il giornale che sono giornali e articoli che ho preso direttamente da internet, dai siti conosciuti come questi che ho detto prima, BBC, NBC, Al Jazeera e altri, perché possiamo dire che sono vere, anche non è 100% sicuro com'è. Però anche le foto che ho preso corrispondono a tutte agli articoli che ci sono sotto, quindi niente di modificato, tutto è praticamente copiato e incollato su questi giornali. Poi passiamo a Glasnost, che sono i giornali pro-russi, diciamo. In questi giornali ho creato una sensazione che russi
Russia e fanno che il suo paese è ancora in peggio condizione, che quindi non dico che non sono storie vere, ma sono molto 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 più esagerate per quanto sono in realtà. Le cose che ho manipolato sono queste. Allora, quindi la prima abbiamo già visto, che è la nave che si chiama Moskva, è la nave principale di Russia. Qui sopra sono sempre le foto originali, poi a sinistra sono le foto da parte russa e a destra da parte di Ucraina. Allora, è stato un bel tempo perché quando ho fatto questa foto la nave non è stata ancora distrutta, ho distrutto un paio di giorni dopo, quindi potrebbe essere anche bella l'immagine. Però questa a sinistra mostra che ha più di una nave sul Mare Nero. Poi abbiamo i tre vecchi, che vediamo una donna un po' vecchia che qui sta aiutando il soldato ucraino con un palazzo distrutto dietro. Nel questo di Russia vediamo che non sta succedendo niente, il palazzo è intero e non è tanto, e il soldato è russo che lo sta aiutando. Invece questa di Ucraina è un po' magari anche troppo esagerata come foto, perché vediamo un palazzo completamente distrutto, in fiamme, lei piena di sangue, coperta in sangue, e lui che comunque lo sta aiutando. La foto nella strada, la prima originale, che è una cosa anche abbastanza potente per sé, perché vediamo un corpo di una persona, mentre sulla parte russa vediamo che i soldati camminano tranquillamente, che non stanno facendo niente, non c'è neanche il corpo, e alla destra vediamo tanti altri corpi e la gente che le muore al cimitero. Abbiamo la foto presa da Mariupol, che è la città magari più distrutta durante questa guerra. A sinistra vediamo che sembra normale, i palazzi sono a posto, le macchine sono parcheggiate ancora bene, la strada c'è, non c'è niente da di che, mentre l'altra sembra come un inferno. Abbiamo l'arma di Russia, la prima questa volta è stata scattata appena iniziata la guerra e le armi russe sono entrate in Ucraina. In questa in una vediamo che c'è tanta altra potenza, che ci sono più tank, più aeroplani, più tutto, mentre nell'altra vediamo che l'Ucraina sta già combattendo con loro, sta distruggendo piano piano il loro tank, i loro camioni e il resto. Poi abbiamo tecniche di manipolazione che sono fuori di queste che ho usato per manipolare il resto delle porte, ma queste sono proprio per manipolare tutta la media, tutti i medi. Prima di creare un pacchetto recente per suggerimenti e informazioni per i ricercatori. Vuol dire che basta avere uno con un po' di potenza di buttare fuori una piccola anche notizia, un messaggio o qualcosa che potrebbe essere falso o meno, per i ricercatori di continuare a guardare alla fine anche di ricercare e di scrivere queste storie. Poi di essere sensazionale, perché questo è sempre tra gli occhi, è abbastanza ovvio, è una cosa che si usa tantissimo in giornali quotidiani. Di solito non parla tanto delle cose serie come politica e economia, ma parla della vita di persone famose, di scandali magari che fanno, e questi sono sempre sensazionali. Poi il clickbait, che magari è una delle tecniche più conosciute in modo di internet ormai, siti online, che ti fa vedere magari parte dell'immagine, parte del... c'è sempre un titolo, guarda, non li conoscete tutti come sono, però tu, alla fine uno deve essere manipolato per entrare al proprio sito oppure lì. Hai un minuto forse? Sì. Cerca di... Ah, ok. Sta l'automazione di sforzi di YouTube, vuol dire che si prendono i giovani che vogliono entrare nel mondo di essere blogger, influencer, e si usano loro per comunicare tutte le storie che vogliono. Colpa dell'associazione, si mettono subito le bugie in giro, quindi si inizia a sputare subito la persona contro chi vogliamo parlare di guerra.
il settimo, giusto per arrivare, è simile a la stessa cosa, ma fatto più lento, quindi con più tempo. Rendolo divertente vuol dire di prendere tutte queste storie e di praticamente anche ridicolare qualche volta. Fai un panino, una bella tecnica, tra virgolette, perché è molto manipolativa come tecnica. Dall'inizio tu prendi una persona contro chi vuoi andare a guerra mediale, diciamo, lo fai che tuo amico, che tutto sta bene, tutto sta bene, poi piano piano inizi a distruggerlo con le bugie, con queste cose. Fai sembrare il diavolo come Dio, e Dio come diavolo, penso che dice abbastanza per sé. È ridicolo, l'etichettatura vuol dire che una persona, anche se fa tutto bene, in un minuto può sbagliare qualcosa, tu prendi questo minuto e lo usi per tutta la sua carriera, pian piano distruggerlo. Thank you.